stata una vittoria importante. 5 anni fa ricordo che anche il presidente Berlusconi ha partecipato a quella campagna elettorale e credo che abbiamo dimostrato serietà, siamo cresciuti, ci siamo estesi, c'è un ottimo radicamento, il coordinatore regionale Pagano ha svolto un ruolo prezioso, il presidente del Consiglio regionale Sospiri porta esperienza e solidità. Forza Italia c'è, dirà la sua, e quindi saremo impegnati e saremo accanto ai nostri esponenti per il miglior risultato possibile del nostro movimento. Roberto Santangelo è entrato in Forza Italia ormai da più o meno da un anno e mezzo, ma è come se fosse sempre stato di Forza Italia e nel suo modo di interpretare la politica, di essere punto di riferimento del territorio, non distinguerei fra regione e comune, perché poi alla fine la politica è sempre la stessa, cioè dedicarsi al territorio. L'Aquila è una città importante, è la città di Roberto Santangelo e quindi lui da lì deriva e credo che quella sua esperienza sia stata importantissima. Essere stato nel contempo, in questi 5 anni, vicepresidente del Consiglio regionale gli ha aperto una serie di prospettive che lui ha saputo cogliere, ha saputo essere punto di riferimento non solo dell'area aquilana, cioè della città dell'Aquila, ma di tutta la provincia dell'Aquila e direi anche oltre. Mi vengono in mente le battaglie sul Parco Nazionale d'Abruzzo e su una serie di altri fattori che riguardano non solo la Marsica, la Valle Peligna, di cui lui si è occupato tanto, anzi lui ci tiene a ricordare che una parte della sua famiglia deriva proprio dalla zona Peligna. Quindi è un figlio di questa terra, è veramente una preziosa componente politica per l'Aquila e per tutta la regione Abruzzo, ha un seguito, lo si vede questa sera, straordinaria, sarà sicuramente una pedina fondamentale nella lista alle regionali di Forza Italia nel collegio L'Aquila, dove peraltro avremo tanti altri candidati importanti. Forza Italia si presenta davvero con non solo Roberto Santangelo, ma con una pluralità di candidate e candidati di altissimo profilo. Io dico sempre, per noi parlano le pietre delle cose fatte, non le parole delle vane promesse che si fanno in questo periodo elettorale. Avremo 50 giorni di campagna elettorale per raccontare a tutti quello che abbiamo fatto e quello che vogliamo continuare a fare. Questo è un treno in corsa che non può essere fermato. Grazie al calore delle persone, alle persone che ci sono state vicine, noi ogni giorno andiamo avanti, maciniamo chilometri, ascoltiamo persone sui comuni della nostra regione e della nostra provincia. Quindi un grande successo di persone che grazie a loro noi riusciamo a veicolare all'interno delle istituzioni. Guardi, io oggi mi ripaga di tutti i sacrifici che quotidianamente facciamo. Dall'esterno la politica viene un po' vista come una cosa un po' brutta, però noi maciniamo tanti chilometri nell'ascoltare le persone, o quantomeno non tutti, e oggi le persone, se sono qui, è perché hanno capito il lavoro che abbiamo svolto e probabilmente riporranno anche la fiducia con noi nel nostro futuro. Quindi insieme faremo questo percorso, faremo questa campagna di ascolto. Questo comitato elettorale lo abbiamo scelto raggiungibile, comodo, ma non volevamo solo delle vetrine illuminate con una faccia sul poster, ma vogliamo che sia un comitato vivo dove i cittadini ci possono anche venire a sollecitare anche a muso duro, darci dei consigli, perché noi la bacchetta magica non ce l'abbiamo e vogliamo ascoltare la nostra popolazione, la pancia delle persone, per trovare le soluzioni più condivise possibili.